Credo che ho aspettato questo pacco per molti mesi ormai, ma finalmente ecco qua un pacchetto molto molto importante. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Unboxing. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. All'interno di questa scatola c'è un oggetto che ho ordinato molti mesi fa, tant'è che non mi aspettavo neanche arrivasse per Natale, mi aspettavo ormai arrivasse per gennaio o addirittura febbraio. Grazie di avermelo mandato prima di Natale, è stato un bel regalo. Perché all'interno di questa scatola troviamo il GB Operator di Epilogue. E voi vi chiederete, che cos'è il GB Operator? Beh, il GB Operator è una magia. All'interno di questa scatola, che adesso apriremo, troviamo questo piccolo oggetto. Che cosa fa questa piccola meraviglia trasparente? Ci permette di giocare i giochi Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance sul nostro computer. Che tra l'altro, devo dirlo, è bellissimo. Avevo visto dei video e delle altre foto di altri youtuber, ma vederlo dal vivo, così pulito, così trasparente, così wow, è veramente bello. All'interno della scatola troviamo appunto il nostro GB Operator, un libretto di istruzioni e il nostro cavo C per farlo funzionare. Con inoltre dentro la scatola un ringraziamento. Grazie! Hai giocato un ruolo fondamentale nella nostra missione per preservare la storia dei videogiochi. Grazie a voi di avermi mandato questo oggetto. È da un bel po' di anni che si vedono in giro sempre più console che ti permettono di inserire le cartucce di vecchi giochi, che li mettono in HD, che te li mettono con HDMI. Questo ti permette non solo di giocare su computer, ma anche di fare altre cose che adesso vedremo. Inseriamo il cavo all'interno del nostro GB Operator e vediamo la magia avviarsi. Una volta collegato, già funziona. Una volta installato il programma di Epilogue, ecco come si presenta. Facciamo come dice e inseriamo all'interno del nostro GB Operator una cartuccia Game Boy. In questo caso, Super Mario Advance 4. La inseriamo delicatamente ed eccolo qui, già rilevato dal programma. Grazie a questo programma possiamo giocare i nostri giochi Game Boy Advance direttamente su computer, tramite l'emulatore già incluso all'interno. Vediamo. Come potete vedere, la qualità è meravigliosa e il gioco funziona in maniera impeccabile. Proviamo una partita veloce. Ci sono già anche dei dati salvati, tra l'altro. Questa cartuccia l'ho trovata a un mercatino dell'usato. Ok, facciamo Mario. Oh, devo dire che va perfettamente come molti altri emulatori presenti già su internet. Anzi, secondo me, a livello qualità visivo si vede molto meglio di molti altri senza stare lì a guardare le opzioni. Ed ecco qua, livello completato con la stellina. Queste sono le cose che veramente ti fanno apprezzare questi tipi di giochi. Ma cosa accadrebbe adesso se io facessi ESC? I salvataggi rimangono sul computer o sulla nostra cartuccia? Scopriamolo. Facciamo ESC e il programma ci chiede se vogliamo sovrascrivere i dati all'interno della cartuccia. Facciamo di sì, dati sovrascritti e gioco salvato. Quindi se io ora togliessi la cartuccia e la inserisco all'interno del mio Game Boy SP, come potete vedere il gioco funziona normalmente. Non ci sono ripercussioni sulla cartuccia. Vogliamo fare un altro test? Inseriamo la cartuccia di Pokémon Rubino. Ecco qua. Tra l'altro la versione italiana di Pokémon Rubino non ha la copertina, vuol dire che non hanno il database aggiornato probabilmente. Lanciamo il gioco e come potete vedere il gioco funziona normalmente. Siccome questa è una cartuccia ancora nuova, facciamo una partita. Scegliamo il nostro personaggio, diamogli un nome, ecco fatto, e salviamo la nostra partita. Chiudiamo il programma, salviamo sulla cartuccia, estraiamo la cartuccia e inseriamola di nuovo nel Game Boy. Come potete vedere, il gioco funziona normalmente e, come potete vedere, il salvataggio è qui presente. Visto? Siamo esattamente nello stesso punto.
Ma prima vi ho detto che questo strumento fa altre magie. Ma che cosa, nello specifico? Come potete vedere, possiamo configurare anche un joystick. Inoltre, attualmente non è ancora implementata, ma con le prossime build potremmo anche sistemare i tasti a nostro piacimento. Mentre qua sotto ci sono altre opzioni che sono ancora coming soon. Ma nelle altre opzioni ancora presenti, possiamo scaricare la ROM del gioco, scaricare il salvataggio e caricare un salvataggio. Se ad esempio ora scaricassimo il dato di salvataggio che abbiamo appena fatto e cancellassimo tutti i dati precedenti, come potete vedere il gioco ora è nuovamente vuoto. Ma se ora ricarichiamo il salvataggio precedente, come potete vedere siamo esattamente dove eravamo poco fa. E cos'altro può fare questa piccola meraviglia? Beh, ovviamente, come potete vedere, inserendo sempre i giochi abbiamo un database completo di tutti quanti i giochi. Ovviamente magari le versioni italiani in questo caso non hanno le copertine, ma si spera che con i prossimi aggiornamenti le inseriscano. Proviamone un'altra, Kingdom Hearts. Ecco, questa per esempio la copertina ce l'ha, ma perché questa è probabilmente multilingua, mentre i giochi solo italiani non ce l'hanno ancora. E altra piccola chicca, potete vedere qui Official Cartridge. Che cosa vuol dire questo? Che tutti quanti i giochi in mio possesso in questa scatola sono giochi originali. E cosa succede se inseriamo un gioco falso? Dove potremmo trovarlo un gioco falso? Ma guarda un po', io ne possiedo un bel po'. Abbiamo un gioco non originale per ogni generazione: Advance, Color e Game Boy. Proviamo prima Pokémon Brown. Lo inseriamo all'interno e, come potete vedere, non rileva che gioco sia. Dice che la cartuccia non è ufficiale e che si può riscrivere. Che cosa vuol dire tutto ciò? Prima di tutto, vediamo se il gioco funziona. Beh, il gioco funzionare funziona. E devo dire senza neanche troppi problemi. Proviamo Pokémon Prism, stesso risultato, gioco sconosciuto, cartuccia non ufficiale, lanciamolo. Rainbow Dev, Pokémon Prism. Ed infine Pokémon Clover. Inseriamola. Rileva che la cartuccia è una versione di Rosso Fuoco non ufficiale. Attenzione, non mi aspettavo che rilevasse la cartuccia come Pokémon Rosso Fuoco non originale, effettivamente. Perfetto, la cartuccia viene rilevata come Pokémon Clover. E tra l'altro, questa versione in particolare all'interno della cartuccia è la penultima versione di Pokémon Clover. Perché vi dico questa informazione? Perché, come vi ho detto poco fa, le cartucce non originali sono riscrivibili. E noi, sulle cartucce non originali, possiamo anche uploadare un gioco. Questo che cosa vuol dire? Che io, qui, ho una versione di Pokémon Clover all'ultima versione. Che cosa succede ora se la carico? Possono succedere due cose. O la versione non è compatibile, quindi sminchio la cartuccia e amen, ho perso 5 euro, oppure avrò l'ultima versione di Pokémon Clover sulla mia cartuccia. Testiamolo. Come potete vedere, piano piano si sta caricando. Perfetto, riscrittura completata. E ora la cartuccia viene rilevata come Pokémon Smeraldo. Stacchiamola, inseriamo la cartuccia nel Game Boy e incrociamo le dita che funzioni tutto. Speriamo, eh. Oh, oh, Pokémon Clover è diversa. Sì, è diversa. Cazzo, sì. No, le scritte. Peccato, peccato, abbiamo bruciato una cartuccia. Vabbè, non importa. Però in realtà la cartuccia funziona, quindi o è la versione che non è compatibile con questa cartuccia, oppure è da provare a reinstallare. In ogni caso ci abbiamo provato. O magari comunque, tra parentesi, è solo Pokémon Clover, che è una versione molto modificata che non viene retta. Con un'altra versione, magari con un Pokémon Rubino normale, funzionerebbe. In quel caso cosa farei? Staccherei, tristemente, l'adesivo che c'è qui e la userei come una qualsiasi altra cartuccia. È rimasta solo una voce sopra quel menu, la voce foto. E che cosa vuol dire foto? Ve lo mostro subito. Qualcuno di voi ricorderà la Game Boy Camera, la fotocamera per il Game Boy. Esattamente. Questa cosa secondo me al tempo era geniale, perché già potevi girargli la testa. Però non c'era modo di scaricare le foto,
Potevi solamente prenderti il pezzo a parte per stamparti su un foglio di carta, tanto così, in una qualità veramente che era quella che era al tempo. Ma se ora, tra l'altro nel Game Boy SP è dall'altra parte, noi ci scattassimo una fotografia, con che qualità me lo stai dicendo? Salviamo la fotografia, inseriamo la camera all'interno del GB Operator e come potete vedere viene rilevata. Fantastico. E ora l'opzione Photos è attiva. Come potete vedere qua ci sono tutte le fotografie che ho scattato. Ovviamente le ho blurate perché ci sono fotografie molto vecchie, però possiamo scaricarle. Ed ecco qui la nostra ultima fotografia. Sapete quanti byte è questa roba? Questa immagine pesa 3 kilobyte. Porca troia, ora metto questa immagine come profilo. Tra l'altro, purtroppo ad ora non è possibile usarla. Come ho detto, questa è ancora in lavorazione il programma. Però pensa che bello metterti qua e usare come webcam la GB camera. Sarebbe terribile. E con questo è tutto per questo fantastico prodotto. Quando l'ho acquistata ho speso $60. Sì, è un bel po', ma per un oggetto simile, credetemi, li ho spesi con molto piacere. Mi dispiace solo aver bruciato Pokémon Clover, questo sì, questo mi dispiace. Sono stato stupido io che non ho fatto il salvataggio prima. Però potrò usare questa cartuccia in altri metodi. Tra l'altro uno ne ho appena in mente e devo vedere se funziona. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo a un prossimo episodio. Ciao a tutti!